Finora abbiamo visto la descrizione qualitativa e anche quantitativa del fenomeno fisico che sta alla base di questo esperimento. E questo fenomeno fisico è l'induzione elettromagnetica. Passiamo quindi alla domanda del MIUR del testo, che chiedeva la costante elastica della molla affinché questa barretta oscillasse a destra e a sinistra con una frequenza di 50 Hz, cioè 50 volte al secondo, come la frequenza della rete elettrica. Se uno si ricorda la formula del periodo dell'oscillatore armonico, che dipende dalla massa dell'oscillatore, quindi della barretta, e dalla costante elastica, quindi dalla durezza della molla, allora può trovare subito la costante elastica con la formula inversa. L'inverso del periodo è la frequenza, qui indicata con la lettera greca ni, anziché con F per non confonderla con la FEM. E sostituendo i valori si trova la costante elastica della molla. Se uno non si ricorda la formula del periodo dell'oscillatore armonico, deve impostare l'equazione del moto di Newton. La forza totale è la forza elastica uguale massa per accelerazione. L'accelerazione del moto armonico x due punti è meno omega quadrato x, e dal confronto tra queste due espressioni trova di nuovo la costante elastica m omega quadrato, ottenendo la stessa espressione di prima, k uguale m omega quadrato, k uguale m omega quadrato. Tra l'altro, da questa formula si vede anche chi è la pulsazione omega, è la radice di k su m. Sostituendo i valori numerici, il valore della pulsazione è questo. Ora il problema chiede la massima forza elettromotrice sviluppata da questo generatore di tensione alternata, perché infatti questo è un generatore di tensione alternata tra i poli A e B. Infatti, come abbiamo visto prima, quando la sbarretta va a sinistra, nasce questo campo elettromotore indotto verso l'alto che, pur non riuscendo a far passare la corrente elettrica perché qua il circuito è aperto, però crea un addensamento di cariche in B, di cariche positive che vengono prelevate da A, quindi si crea una differenza di potenziale tra A e B. Viceversa, quando la barretta va a destra, il campo elettrico va verso il basso e quindi si crea un addensamento di cariche positive in A, spinte da questo campo elettrico, e una carenza di cariche negative in B. Quindi, senza la resistenza in mezzo, questo è un generatore di tensione alternata, una tensione che oscilla più o meno, poi meno più o meno, meno più. Oscilla 50 volte al secondo. La domanda è quanto vale la massima forza elettromotrice sviluppata. Innanzitutto dobbiamo capire se la FEM massima sia quando la barretta sta all'estremità o quando passa per il centro. Ricordando che la forza elettromotrice valeva meno BLV, si capisce subito che all'estremità, dove la barretta per un attimo si ferma, V uguale a 0, non c'è forza elettromotrice. Invece la forza elettromotrice massima si ha quando è massima la velocità di attraversamento della barretta, che quando passa per il centro. Del resto questo è logico, perché quando la barretta sta agli estremi si ferma per un attimo e quindi il flusso magnetico non varia in quel momento, perché per un attimo l'area del circuito non cambia valore. Viceversa, quando la barretta passa per il centro con la massima velocità, cioè ha la massima velocità in quel momento, e quindi l'area del circuito varia più rapidamente e anche il flusso. A noi serve la massima FEM senza il segno, sarà una volta positiva, una volta negativa, in base se passa la barretta verso destra o verso sinistra, a noi interessa il modulo. Quindi per fare il calcolo ci serve il modulo della massima velocità. E la massima velocità al centro la ricaviamo dalla conservazione dell'energia meccanica. Infatti, mentre questo oscillatore armonico oscilla, l'energia meccanica si conserva perché non ci sono attriti, ma si trasforma continuamente da energia potenziale elastica a energia cinetica, di nuovo potenziale elastica, cinetica, elastica, cinetica, elastica, cinetica. L'energia meccanica è la somma delle due forme di energia, cinetica e energia potenziale elastica. X in pratica è l'allungamento o l'accorciamento rispetto alla posizione di equilibrio della molla. Quindi calcoliamo l'energia potenziale elastica all'estremità, un mezzo kA alla seconda, e questa si trasforma interamente in energia cinetica quando la barretta passa dall'estremità, o destra o sinistra, al centro. Uguagliando quindi
queste due espressioni troviamo la velocità massima, che vale questa espressione qui, volendo si può scrivere omega per a, sostituendo i valori troviamo 3,14 metri al secondo, l'andiamo a sostituire nella formula di prima e troviamo la massima FEM sviluppata, che è 94 millivolt. Quindi ai capi di questa apertura del circuito tra i poli A e B troviamo una DDP oscillante che varia tra un massimo di più 94 millivolt a un minimo di meno 94 millivolt.